Ok, lo vedete anche voi, perfetto, 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 perfetto. Nobuo Uematsu. Che figata, ragazzi. Questo effetto trasparenza non è... Non è l'introduzione del gioco, cioè io devo skippare questo. Che cosa dite? Ok, no, perché no, non vorrei... Ok. Nuova partita. È questo che era tutto in giapponese prima. Standard. Standard. Sferografia standard. Originale? Originale colonna sonora? Riarrangia. Ah, sto giro non skippo un bel chezza. C'è una grossa spada, il che non ci stupisce. Queste musiche, comunque, veramente siamo sempre a dei livelli allucinanti da un punto di vista musicale, qualcosa di incredibile. Beh, ma è molto... Vabbè, non fatemi essere troppo volgare, non voglio... Io non so niente di questo gioco, ragazzi, ve lo dico, no? Nel senso che... Ho giocato il 4, il 6, il 7, l'8 e il 13. Ma non siamo in una fase avanzata? Cioè, c'è già tutto il party? Ma che gag è? Ma veramente? Sembra la fine di Dark Souls 3. Che cavolo è successo? Rovine everywhere. Forse, Federico, forse. Listen to my story. Okay. This may be our last chance. Okay. È arrivata una notizia sconvolgente. La musica la conosciamo, ma... Che diavolo sta succedendo? Questo bambino è un gemello! Ok.
Me le indica lui l'interazione. Ovviamente vado dalla parte opposta, ragazzi, voi dovete stare calmi. Non c'è il menu, ancora. Tu, bambino, assomigli tantissimo a questo bambino, forse dovreste fare amicizia. Ma... io non ho interazioni. E tu? Tu sei misterioso, ma non capisco. Non capisco. Cioè, ragazzi, mi sono bloccato. Ma non succede niente. Forse sto premendo il tasto sbagliato. Perché ho visto che lui usa i tasti alla giapponese, quindi devo premere... mea culpa, mea culpa. È una superstar. Confermiamo il nome, perché così teniamo gli originali. Tidus. Alrighty. Me too. Take it easy. Oh. Can I have your autograph? Of course. Of course. Good luck tonight. Nothing to worry about. Ah, quindi stasera abbiamo una partita di palla. Attenzione. Do this. That will mean it was for you, okay? Ha detto che fa così. Got it. I won't let you down. Ok. Thank you. Ma Pid. Ok, well, ok. Volevo parlare col tizio misterioso lì dietro. Two, three. He just had a blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight. Ma c'è un tizio misterioso lì dietro, devi parlare con lui. I mean tomorrow. Sì, ragazzi, Final Fantasy VII Remake è il cringe più grande che si sia mai visto. Vabbè, qua siamo in un gioco di che anno, cosa sarà, del 2006? Di che anno è sto gioco? Sapete che non lo so. 2002, merda, vecchissimo. Così vecchio, peso, 2001, mazza, 2000. 2002. Ok, lì c'è un tizio che lui vorrebbe. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa, didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Mi stavo domandando questo. Secondo voi è più importante Uematsu per Final Fantasy o John Williams per Guerre Stellari? Perché secondo me siamo lì, ragazzi. Siamo veramente lì. Grazie, cestista giuridico.
Beh, ora immagino che scopriremo di che gioco si tratta questo Blitzball. Make way, make way. Coming through, sorry. Permesso. Hey, I'm gonna be late. Hey, let go of me. Dai. Ah, fatto bene però. Ok. Ok. Forse c'è della violenza in arrivo. Cosa subacquea? Subacquea sospesa. Questo è cattivo, o comunque sta facendo qualcosa di molto brutto. Un attentato. Grazie, Datolo. A disposizione. Allora, noi sappiamo che tu sei lo strong. Oren! Oren! What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? Sapevo che eri un tipo strano. Don't cry. Don't cry. What the? Hey, wait. Hey, not this way. Look. Huh?
Una grossa quantità di acqua. We call it sin. Sin? Ai 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 ai. Mobbettini. Take it. Grazie. A gift from Jet. My old man? These ones don't matter. We cut through. Lo spam, spero basti. Ok, abbastanza. Going after all of them. Cut the ones that matter and run. Okay. Posso giocare? Possiamo correre? Avevamo la via libera. Vabbè. Perfetto. Non c'era la TB. Non c'era la TB, ragazzi. È implicita? Io non credo che noi si sia in grado di affrontare una baza del genere. Finché sono i mobbettini, ancora. Vediamo un po'. In realtà non siamo messi male per nulla. Get out of my town! Some can't wait to die. Quando la barra turbo visualizzata sotto i parametri HP, il personaggio può usare una turbo tecnica per un turno. Ok, quindi quella lì è la sua limit break, diciamo. Premere nella finestra comandi. Non è ancora il momento. Nemico A, nemico di... Scusate, è in pausa ora il gioco, non siamo in real time. Turbo. Arcano. Ma quindi lo posso fare autarchia? Facciamolo. Non mi sembrava di essere fullato. Ma perché lo sta facendo lui? Lo sta facendo Auron? Scusate, ragazzi, ce la posso fare. Oh, ma pesissimo! E quale cazzo è LB? Ma non conosco i tasti di sto cazzo di pad, vaffanculo. Ok. Sarà molto dura fare quelle cose per me. Adesso Tidus la può fare. Aia. Arriva. Io non ho una visualizzazione grafica di quanti HP ho rispetto al totale. Adesso spero che non sia troppo complicato. Eh? No, ma vaffanculo! Dai, non ero pronto, PD! No, aspetta, che cazzo, pozione... Ma Dio! PD. Ok, quindi il massimo è 420. Strano non avere una visualizzazione grafica del... degli HP... Vabbè. Tecniche, non ho neanche guardato che cosa cavolo sono.
mo sono mazzate a bizzeffe proprio. Quanto deboli siamo. Tanto. Curiamoci. Cos'è Antivis? Abbassa potenza fisica di un nemico. Perché no? Siamo un po' gli strategici. E più gli faccio danni. A sti cazzi. Antima. Quindi è un'antimagia di qualche tipo. Ci sta indebolendo le magie o qualcosa del genere. Vediamo. 200, in realtà il margine è tutto nostro. Lui spamma sta mossa. Prima di farti male. Ah, preferivo con un... Cioè, mi mancano tutta una serie di informazioni che mi sembra un po' assurdo. Comunque, lui è andato giù. Forse. Ah, 25% degli HP. Vabbè, easy. Easy. Ah, mi dispiace, Francia, accidenti. Mi scoccia il fatto che in questi combattimenti non avevo una visualizzazione degli HP attuali rispetto a quelli totali e neanche niente di visuale sull'ATB. Anche invece ci sarebbe stato. Warren, let's get out of here. Quindi il padre quello. We're expected. Huh? Give me a break, man. Sono un po' tantini, ragazzi. Ora arriva un Deus Ex Machina, non ha senso sta situazione. Non possiamo cavarcela. Oddio, in realtà. In realtà perché no? Aia! Aia! Bisogna attaccare... Mi fai fare qualcosa? Ma attacca quello! Devo curare. Ottimo, ottimo, botta di culo, non piccola. Sì, c'è il colore del numerino. Che diventa giallo quando sei sotto la metà, probabilmente. Attacchiamo il tizio a cui sbrilluccicano le ali, se mai... Knock it down. What? Trust me, you'll see. Ok, va bene. Facciamolo. È solo, ma vai a zappare. Dai, fallo con due attacchi. No. Merda. Ovviamente è script, mezzo script, spero. Butta giù sta cosa, please. Adesso è il colpo giusto. Ma io dico... Ma siamo morti. Mi devo fidare di quello che ha detto lui, forse era meglio curarmi. Ok, ha funzionato. Ok. Qual è la figata di tutto questo? E quello è il padre. Il padre è un famoso figo. Quindi Auron non stava suscitando l'attacco, lo stava... vi stava assistendo, diciamo. E sa una marea di cose che noi non sappiamo, questo è senza dubbio. Non fare lo stronzo. Non fare lo stronzo. Siamo fottuti. È un gigantesco sfintero. You are sure?
misses it. This is your story. It all begins here. La tua storia. Lui ha hey. Chiesto: sei sicuro all'entità? Ehi! Hey. My old man? Cosa devo fare? Ma. Oh signore, questo gameplay è terrificante! Scende, ma. Va bene. Mamma mia, non poter usare la camera è qualcosa di... terribile, vai lì, vai lì. Ecco, eccolo, il padre, eccolo. Eccolo. Vacci. Per piacere. I thought about a lot of things. Like, where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded. And then... sleepy. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone, anyone, beside me. So I didn't have to feel alone anymore. Grazie, Carium. Questa è la tua storia? Hey! Sei sicuro? Ha chiesto prima. Mappa. Ok. Vogliamo essere esplorativi? No, sentite, vado. Non siamo qua per platinare niente. Ah, queste telecamere non mi hanno mai fatto simpatia, però vabbè, lo accettiamo. Là vedo qualcosa che sbrilluccica. Sto veramente andando dritto per dritto, non... Sei un save point? Cosa sei? Macalania. What do we have here? Hai detto che non ci si capisce un cavolo. Madonna, non lo stavo vedendo. I nostri primi 200 gil. Ma non ho un menu. No. Sì. Oggetti, abilità, turbo, status, configura, aiuto. Colonna sonora, ok. Sottotitoli on, nomi on. Corso. Aiuto in battaglia. Boh, per adesso sì, poi magari... Gli eoni appaiono a velocità regolare. What? Cazzo, siete là, siamo messi male di brutto. Aspettate che mi sparo una pozia. Io non capisco un cazzo. Cioè, allora era meglio essere esplorativi. Ci sono già scrigni e buzz. Ovviamente Final Fantasy, cosa cazzo sto dicendo? Ma allora bisogna esplorare. Non, ma quanto odio queste telecamere! Ah, che periodo triste della storia dei videogiochi con queste maledette camere fisse. Ah, oh, signore. Oh, qua c'è una buzz. Introduzione alla lingua Albed. Vuoi apprendere una lingua esotica? Cerca il dizionario di lingua Albed e... Usa altri dati salvati con dizionario Albed per sintetizzare un nuovo compendio Albed. Seleziona i dati salvati per creare il compendio Albed. Ho salvato.
ho salvato. Cioè, voi mi state confermando che ho banalmente salvato il gioco, giusto? Ho banalmente salvato. Ok, vedete che abbiamo fatto bene a cazzeggiare? E allora bisogna essere esplorati. Ah, non posso saltare giù. Fatemi dare un'occhiata a cosa c'è di qua. Va là! Allora, forse si può andare anche sott'acqua. Non la voglio complicare troppo, però probabilmente si possono fare già delle bazze qui. Fatemi capire. Sto cazzeggiando. Ok, ho sbagliato. Va bene, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Non potrò imprecare ogni volta che cambierà l'inquadratura. Devo accettarlo. Ok, Federico, ok. Mi devo fidare di questa regia e credere che non mi stia escludendo dall'inquadratura cose importanti troppo facilmente. Salvo sfera. Puoi salvare sulla sfera i dati del viaggio e riprendere il vedere? Ok. Ok. Se non fa cagarissimo, venerdì prossimo continuiamo. Ve lo dico già da adesso. Ah! Il level design di Final Fantasy. ragazzi, i souls viziano. Okay. Questa è stata talmente un simbolo di tutta una saga. Questo bivio, ragazzi, questo bivio, esattamente quello che state vedendo inquadrato adesso ed esplicato in mappa, è il simbolo dello sbattimento che hanno nel creare il level design di Final Fantasy. Andiamo avanti e concentriamoci su altri aspetti. Che cos'è? Un sovrano? Qualcosa di... L'atmosfera è intrigante da matti, veramente. Perché mi hai demappizzato proprio adesso? Ok. Oh cacchio. Oh no. Vabbè, lui nuota da... Giustamente lui è un campione del nuoto. Quindi problemi lui non ne ha sott'acqua. Ciò è bene. Combattiamo, figata, dai. Attacchiamo e basta. Ultracidio, cos'è che ho fatto? Io spammo, eh. Ok, basta, 130, siamo sereni, ci prenderemo un'altra botta. Vabbè, abbiamo preso due pozioni, frega. È mezza cazzi, ma che cazzo sta succedendo? Oh cazzo, vai via. Scappa. Devo farlo io? Scappa tu. Merda. Non credo che sia la nostra portata. Invece sì, veramente? Attacco prioritario nemico, bene. Buono. Io boss. Sentite, io mi curo. Probabilmente è un errore, perché così non lo testo. Vediamo quanti danni mi fa col prossimo attacco. Ma il bilancio non è positivo. Col prossimo attacco mi ammazza. Facciamo un test sprecando una gran pozione. Probabilmente devo morire.
Devo morire qua script. Devo morire qua scriptato, io attacco. Attacco per risparmiare. 31, non esiste. Devo morire qua, non vi leggo, ma devo morire qua scriptato, sicuro. O c'è un Deus Ex Machina. O forse devo solo non farmi ammazzare, attenzione. È più... fattibile, forse. Boh. Fallo. Ma cazzi ne abbiamo. È morto. Botta di culo. Ok. Made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Ma non si cade. Ciocobino lì messo. Forza fisica ce l'ha il nostro Tidus o Tidus. Non so tra l'altro se si dica Tidus o Tidus. Cold. Need. Ok. Fire. Ok, grazie Fede. Ok, ora accenderai un fuoco, ma prima di tutto farai un salvotto, il che ti refillerà. Vero? Vero? Allora, questa è una porta. Là è da dove siamo arrivati. Lì la X lampeggia, quindi è la cosa da fare andare alla X che lampeggia. Prima la porta. Che qua c'è una bazzina, secondo me. Biosserva. Lo sto facendo! Ma che cacchio. Pietre focaie. Ah, beh, che ci servono per fare il fuoco. Ok. Quindi qua dovremmo avere finito, anche se la mappa sembra dirmi che posso esplorare di più niente, va bene. Ok, questo era tutto quello che dovevamo fare, ora banalmente andiamo qui. I resti di un falò! Qualcosa di bruciabile, ho le pietre focaie. Ciao Alex. Axel, scusa. Dove? Come cavolo? Forse mi manca qualcosa, non mi bastano le pietre focaie. Devo fare tutta l'esplorazioncina. Sì, è quello sicuramente. Qua non dovrebbe aprirsi, infatti. Andiamo di qua e ci sarà l'acciarino o non so che cosa. Però qua la situazione è più complessa. Ah, beh, i fiori secchi. Ok, probabilmente ci siamo, eh. Però vediamo, lui si affaccia da qui. Probabilmente possiamo già appicciare il fuoco. Gran pozione. Va bene così. Quindi farà lui in automatico, figuriamoci, dai. Scusate se non vi leggo tanto, ma sono convinto che sia tutto molto banale quello che sta succedendo adesso. Quindi preferisco stare un po' immerso che... resto più blind. Va bene. Eccoci qua.
un po' un bamboccino. Io capisco che però il gioco ha la sua età, quindi noi dobbiamo un po' sospendere l'incredulità e non chiedergli di essere Claw 2. Narratore onniscientissimo. Noi vediamo sempre qualcosa in più di quello che sa lui, come prima quello che diceva Auron. I need food. Immagina. What do you want? Il padre. It was a bad call. No, Auron. Your team lost because of you. Mazza, grazie. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cried. Don't cry. Vi ricordate cosa diceva all'inizio? Don't cry. Peso. Quindi addirittura la remastered ha peggiorato l'espressività dei personaggi in modo drammatico. Avevano perso i modelli e li hanno rifatti parecchio di fretta. Che amarezza. Che amarezza. Don't cry, diceva prima. You cried. Ha detto adesso. Hey, wait, wait. Don't go out on me. Nah. Just hold on. I'll get more wood. Un po' socci questa parte. Ma tutti grossissimi! Ma è mai possibile? Come facciamo ad affrontare sempre gente così enorme, zio? Proviamoci. Give me a break, veramente. Dai. Avremo anche un doppio attacco. Quindi lui è più lento di noi, come si può vedere nell'ordine. Allora, avremo questo vantaggio qui. Io direi adesso di fare un semplicissimo attacco. 132. Non abbiamo idea della sua salute. È molto, molto particolare questa cosa qui. 100. Ma non siamo ancora pronti a fare il nostro super attacco. Speriamo di batterlo semplicemente così. 104, ok. Dopo abbiamo ancora un doppio nostro. 140. Ottimo. Allora insistiamo e basta. Figurati. Ne arriva un altro? Che succede? Che è sta gag? Cosa succede? Porca. Questo lo stavamo gestendo. Amici, sembra che gli tremi la mano uno, ma non so se è voluta la cosa. Combatte con noi? Sì. Ok. You're on my side? Cool. Alcuni oggetti come granata hanno degli effetti speciali in battaglia, quindi lei dovrà sfare una granata. Ok. Facciamolo. 370, buonissimo. Poi dopo tocca di nuovo a lei, eh? In realtà è interessante non avere le informazioni sulla vita dei nemici troppo facilmente. Avremo sicuramente gli oggetti più avanti. Qualità, ruba. Avrebbe voglia di provarci. Però sentite, facciamo una scriptatina, dai. Pippa totale. Madonna, dannissimi. Beh, adesso usiamo gli oggetti di lei su di lui. E non sono poi sicuro che avrà ad aggiungersi al party. Quindi facciamo così. Non abbiamo più granate, esatto. Nel caso si aggiungesse un ruba. Due unità di granata! Abbiamo rubato delle granate, ragazzi. E attacchiamo.
Ora ci arrivano 100 dannini, infatti, vabbè, pollice. E questo vuol dire che possiamo andare qui, ma che figata! Hop. Sbam! Ok, e abbiamo ancora una granata. Se lei si aggiunge, ma non credo. Ha qualcosa di misterioso. Tidus è livellato. 10 AP. Vabbè. Abilito sfera. Ok. Questo doveva essere super sexy all'epoca. Dobbiamo assolutamente chiudere un occhio. Phew. That was close. Hey, let me go. Fredek Drek. Vin, Irisa, Tekiaka. Mostri. Bok, Edeku. Gamed? Fed. Trivedek Risa. Gralnia, Drakisha Tate. Un po' Star Wars. Tapunek e Fredrik. Kuno. Lui sperava di limonare. Stiamo facendo davvero retro gaming, da un punto di vista dell'espressività di questi personaggi. Davvero retro gaming, porca vacca. Era un gioco intrigante. Per ora non è per bimbi. Oddio, viva la vita. Quanto ovviamente sono scelte estetiche, poi tu sei una star sportiva, eccetera. Vabbè, dai. Cosa? Sta cercando di dire qualcosa, sta dicendo qualcosa. Kid, it died job. Allora? Hey, that hurts. Musujek, rain? Wow, okay. Kainers! Right, whatever. No, ci ha chiesto di nuotare, dai. Hot Quebec? I said I don't understand. Dai, Vets. Fed. He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Oh, almost forgot. Sviluppo e sferografia. I personaggi aumentano le proprie capacità attivando le sfere nella sferografia. Vediamo come si va. Ah, sarà tipo il remake. Entra nella sferografia dalla voce sviluppo del menu. Ok. Il cursore nella posizione. Muovi il cursore. Somatosfera. Ok. Ok. Va bene. Livello sfera del personaggio. Ok. Ok. Ah, ho capito. Meglio farne una alla volta. Va bene, ho capito. D'accordo. Sì. Sì. Ok. Va bene.
Ok, bisogna gestirla, va bene. Vabbè, si partiva da livello 1, questo era uno spostamento obbligato e non particolarmente. Attiviamo le somatosfere con delle sfere, va bene. In battaglia, ok, dovremmo averne appena ottenuta una, tipo, no? Va bene. Ah, un sacco! E energo, magico, veloci, abilito. Va bene. Le energo attivano le somatosfere di potenza fico. Vabbè, te lo mostra quali sono compatibili, quindi ovviamente ora c'è l'abilito. Ok. Ah, sì, quindi si può anche andare sopra, quindi dopo si può andare avanti. Va bene. Sì. Sì. Chiaro. Ok, la consumata ha preso, benissimo. Chiaro, chiaro, chiaro. Nel frattempo le otterremo. E ok, l'energosfera, la magicosfera, velocisfera, va bene. Una stessa somatosfera può essere attivata da più personaggi, ciò è molto buono. Ok. Ok, ci sono dei blocchi, quindi livellando fai tutte le buzz, vedi, livello 2, livello 3. Lì si vedono altre aree che probabilmente si sbloccano livellando. Ok, questo siamo messi noi, cioè incentivo, sta facendo tutto lui, eh. Ah, quindi è proprio dei nostri alla grande, eh? Ok. Bene. Oh, oh madre. Ah. Cazzo. Ah, non l'ho fatto. Ok. Lui mi diceva di premere. Ma volevo vedere se sì, se riuscivo. Vedete, qua c'è lei. Merda. Peso. Ok, Tidus è lì. Level 1 è tipo un punto di partenza. Frega. Sposta. Facciamo quello che lui ci ha detto di fare. Va bene, qui. Y. Ok, frega. Ok. Usa. Non so neanche cosa sto facendo. Bene. Io non ho più possibilità di spostarmi. No, com'era. Ok. Lei non può neanche spostarsi. Lei ha già delle cose attivate. Non ha la possibilità di fare altro, non mi capire. Mi faccio sapere cosa fa sta gag. Ah, ruba. HP di due. Questa invece è usa. Ok. Ah, figo però, madonna. Peso. C'è un... Tidus. E va bene. Abbiamo capito che sarà... intrigante. Là c'è qualcosa da raccogliere prima di parlare con gli scagnozzi. Dizionario Albed 1, esattamente. Y uguale A. Ha conseguito il livello... va bene, achievement linguista, ok. Cazzo, volevo parlare... volevo salvare... What's this? Some kind of crane? Pare di sì. Tu sicuramente ora ti dovrai immergere, Tidus. Rauhi! Kadia vijavonus, Dran! All right! You don't have to shout! Abbiamo bisogno di tanti di questi libri, eh? Allora, ora ci facciamo un bel salvotto. Va bene. Non credo fosse un interagibile, però, eh? Infatti. Vediamo se...
Se no, diciamogli sì. Oh oh oh. Vecchio. No. 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 No, ti prego. Ti prego. Ah, no. No. Posso andarmene? Questo sì che è retro gaming, dai, please! Che dolore infinito! Quindi sono tre tizi tutorial, io con gli altri non ci parlo. Li ho provati tutti i tasti. È inskippabile. Io mi sento come Snake con Ocelot, sto cercando di premere alla velocità della luce, veramente. Dai, please, please. Ah, pietà, fammi uscire. No, no, sono blind. Calocca. Ok. Mai più, ragazzi, mai. Vediamo cosa ci dice. Succede! Te damo. Oh. Oh! Beh, salvotto. Questa sì che è prudenza. Bene, 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 bene. Adesso sicuramente ci dobbiamo tuffare. Quindi il tizio ce l'aveva mimato in modo abbastanza chiaro. Chiaro, chiaro. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Quanto dovrebbero fare il remake di sto gioco, ragazzi? Okay, let's get to work. Porca vacca, poi sta gestualità da idol non la sopporto, ma non importa. Allora, dai, mo. Oh, segui la catena, dai. Ok, ricordiamoci che non c'è camera. È una cosa che non... Vecchio? Non ti verrebbe naturale, no? Siamo un po' abituati a muovere la camera. E invece abbiamo questi qua, questi cambi di inquadratura, ma noi lo accettiamo e proseguiamo felicemente. Ma qualcosa di più di un macchinario laggiù, eh? Qua c'è una civiltà sommersa. Vezzi, io spero che tu sappia quello che stai facendo, tizia. Punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo. Ok. Sentite, proviamo attacchi normali contro sti tizi. Ah, non eccezionale, eh? Ah, ma pensa. Che volendo. Quasi quasi. Ma no, dai, cosa stiamo a sprecare con ste pippe, dai? Tidus già è più forte. Tidus è già più forte del nostro amico. Ma non l'avevamo finito! Ah, è Tidus! Ragazzi, ma... Se Tidus! Ma siete sicuri? Tidus! Ma veramente, Tidus! Ma che brutto! Ma veramente? Come si scrive? Tidus! Tidus, no, ma veramente Tidus! Ma Tidus perché siete italiani e l'avete giocato da bimbi? O perché veramente? Ah, dal doppiatore! Posto. A posto. Allora è Tidus. Va bene. Alla latina. Va bene, ce lo facciamo piacere. Osserviamo. L'altro sto posto sembra molto figo. No, osserva non vuol dire prendilo a pugni, Tidus. Ma perché lo prende a pugni? Ma ha funzionato. Cosa cacchio? Qua c'è tutta della lore, eh? Cioè, non fare tanto lo... X alla nave, spero di non premere mai per sbaglio X.
quanto sono importanti i remake, quanti dovrebbero essere di più i remake. Bisognerebbe farli molto più spesso, molti di più, ragazzi. Questi giochi hanno bisogno di essere remakeati. Cioè, non che non sia in realtà bello, cioè, è già notevole a modo suo, però chiaramente. Se fosse ad area potrei provare addirittura. Però dai, cazzo, meno. Facciamo un ruba. Una cosa rubiamo ai piragni. Granata! Va bene, quindi dopo la usiamo anche, ti dirò di più. Che magari colpisce ad area, non credo, però è il momento di provarci. Ah, avete visto, avete visto. Vabbè, facciamo. Ah, ma sono rappresentativi. Ok, ok, ok. Ultracidio e abbiamo stravinto, a posto. A posto, a posto, ho capito adesso. Va bene, va bene. Velocisfera. In verità, la velocisfera... difesa fisica, potenza aspettata. Lei è situata lì. HP. Rapidità, quindi dovrei tipo skippare per andare a pimpare rapidità. Ma non è una cosa che secondo me ci conviene fare. Dite velocizzare, vado a vedere se non credo ci siano opzioni relative. Che cosa sono gli eoni, ragazzi? È molto spoiler se me lo dite. È molto spoiler, allora non ditemelo, non ditemelo. A posto, a posto, non, non lo voglio sapere, non lo leggo, non lo leggo, non, non c'è problema. Ok, cut, no. Osserva. La sua soluzione a tutti i problemi è prendere a pugni le cose. Sì. Figures. Ecco, è lo stronzone di prima. Gli assomiglia molto. Ma so cazzi. Ma so cazzi. Però. Facciamo. No, 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 questo si gestisce. Allora. Abbiamo lei, lui e lui. È veloce questo boss. Sapete cosa vi dico? Alla vecchia. Lo faccio. Lo so, forse sopravvalutando, non lo so. Lo prendo molto sul serio. Forse potevo stare più tranquillo. Dove cazzo vai? Chi va là? Recupera HP e osserva la situazione. Va bene. Ok. Cosa devo dirti? Ok. Ora però ci fa... Però noi, avendo recuperato un po'... va bene, proviamo a rubare. Ma lei ruba... Cioè, lei ruba granate. Cioè, chiunque per lei ha granate. Adesso facciamo Gladius. Oh no, pesissimo. Allora. Questo è RBRT, ok. Scusate, ma non sono... Mi stavo riabituando alla play e sono di nuovo incasinato. Ok. Vai. Ma dai, PD! Ma non è vero, avevo preso la parte giusta. Ma che cazzo... Perché me l'ha fallito due volte? Ho pure beccato il giallo, ma che cazzo. Vabbè. Comunque, vai di granata. La granata è enorme, in realtà. Se lei ha questo bilancio che ne ruba più di quelle che usa. Ancora lei. Insistiamo, insistiamo, dai. Per una volta non voglio fare il griccio, il tirchio.
con i consumabili. Il griccio a Bologna è il tirchio. Non so se si usa anche altrove. Ma ha detto ottimo dopo due. Ma. E questa è la fase riposino in cui ci si fa un chi va là. Sai che però riposino sti cazzi. C'è un bel curotto. Tidus è messo male. Ultima. Botta di vita. Fase 2. Forse sì. No. Ok, questo è andato giù. Il griccio, vuol dire il tirchio. Non essere griccio, non fare il griccio. Energosfera. Adesso iniziamo a mettere un po' da parte quando ne abbiamo abbastanza per farci tutto un percorsino senza saltare dei buchi, perché abbiamo capito che la sfiga è saltare i buchetti. E dopo facciamo tutto bene. Seguiamo lei che ha trovato una breccia. Ma sai, c'è un piccolo macchinario sott'acqua. Atlantide, tipo. Ok. Ok. Abbiamo acceso le loro luci. Sono in controllo, no? Ok. Ti seguo, cara, ti seguo. Lo fai in automatico, giusto. Non voglio sbagliare pulsanti. Io vorrei scendere. Puoi per piacere... Sta scendendo. Vai dove lei, per piacere. Ok, sorry. L'effetto dell'acqua non è neanche male, questa... deformazione. Certo, ragazzi, siamo a livelli polmonari. Non so nemmeno se devo più considerarli esseri umani. Boh, ok. Ma io non ho mica visto il respiratore. Gli aveva dato due occhialini. Che poi non le aveva neanche indossate. Ok, e qua siamo in compagnia di altre persone. Non ho capito, non si è capito. No, è sempre la nostra nave. Con tutte le sue... Aeronave? Ha detto. Come un cane si scrolla. Un salvotto, hey, Tidus. Wichetta. Oh, hey. Hey, I helped out, didn't I? Madonna, un pasto caldo me lo potreste concedere. Ma l'hai lasciato hungry. Fuori al gelo. Un calcio, ma poi arriva il pasto caldo. Wow! Right on. Oddio. Hey. Because you eat too fast. Hey!
Hey! Hello there. What is your name? Riku. Riku? Oh! You really do understand. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Albed, okay. Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? Ma Sin era lo sfintere gigante. You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. Mi sa di sì. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Non esiste più. Sin destroyed it 1,000 years ago. Mille anni pesi. So no one plays blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! Tempo di un salvotto. Poi pensiamo a tutte le sfere. Ma vorrei accumulare un po' di roba prima di mettermi a pensare al... Ah, però vedi, parti è già da 2 fisso. Con la nostra Riku. Riku. Sarebbe figo in realtà beccarselo in giapponese, però serve troppo ascoltare. You said... You play blitzball? Uh-huh. You know... You should go to Luca. Or Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Dove c'è Luca Games? Scusate. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Yevon. Okay. Oh, uh-huh. Okay. Perché è così gentile con noi? Lukaku. My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way!
Jack. Sì. I tonic! Che senso ha? Già qui adesso? Ma dai! Wow! Ma... Vez. Tail party! Salve fin qui, sì. Ah, accidenti. È stato bello avere qualcuno nel party. Madonna, quanti sballottamenti il povero Tidus. Ma Tidus sta per marea, no? Cioè, tipo, ogni cagotto è un salvotto. Riku! Attenzione, quella era una palla da blitzball. E questi sono dei ragazzi. Blitzball! Hey, you okay? Sono vestiti... Hey! Questo lo stiamo per arruolare, ragazzi. Allora, prima di tutto qua c'è una buzz. Questa roba visivamente deve essere bellissima all'uscita. Questa location. Deve essere una roba magnifica. No, sono blind totale. Qua doveva essere una roba, ragazzi. Ma sì. Cioè, me la ricordo quell'epoca videoludica molto bene. Sì, sta roba qua era... Ah, ecco qua una bazzina. Ok, antidoto, quindi stiamo per beccarci dei nemici velenosi. Ora andiamo dai ragazzi, Ragazzi. Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? Finally. Things were starting to look up. Siamo un po' Cristiano Ronaldo della situazione. You know amateur. Who you play for? The Zanarkin Abes. Ma non dovevi non dirlo a nessuno. I meant forget that. I got to c'è una scrignola. Close to sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is or even where I came from. Sin's toxin got to you. But you're still alive. Praise be to Yevon. Shout out to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka. Waka. Coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Non è che questa è la nuova Zanarkand versione nuova. Zanarkand. Ok, qua fanno tutte le loro gaggine. Ahahah.
Questo fa la gag, è simpa. Va bene, andiamo. Mi è sembrato di vedere uno scrigno, forse ho visto male, dopo seguiamo i nostri... Ah, posso... Mi chiedevo, posso correre più veloce? No, ma posso camminare più lentamente. Mi è sembrato di vedere uno scrigno. Ma sono un pollo, non c'è niente. Me ne vado. Aspettate, ultima occhiata. Ok, me ne vado. Vado, seguo. Allora... Waka e Riku. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Zanarkand was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble. A rovina all'inizio del gioco. Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Spira. With machina, machines to run them. With machina. People played all day. And let the machina do the work. And then, well, take a look. Take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago. Just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. Sin. What gets me though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both. Ma sì, dai, è così. Comunque è un accento. Tipo africano. Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. Ma... For now, I'd just live life until that time came. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better. Beh, sei capitato in un paradiso maybe. Tropicale. Poteva andare peggio, dai. Aspettate, aspettate, ho letto che vi lamentavate. C'è qualcosa che non ho trovato. Sono delle bazze di qua. Non posso girare la telecamera. Please. Non vedo. Ah, eccolo. Simbolo della luna. È probabilmente una cosa molto importante. Aspettate. Non lo trovo. Non riesco ad andare a rarità. Come faccio ad andare a rarità? Come faccio ad andare su rarità? Come faccio ad andare su rarità? Non lo fa con i dorsali. Ok, figata. Bisogna sempre essere esplorativi, ragazzi. Avete ragionissimo. La cosa che hai sempre il pulsante per immergerti. Che ci sta, cioè lui è un grande nuotatore, però... Ok. Lo stabilimento balneare Yokotaro. Nuota più veloce, per piacere! Ok. Ok, ho fatto tutto il giro più stronzo che potevo. A sto punto, senti, fammi affacciare. No. Altro omaggio. Ah, oh, questa telecamera. Ha il dolore fisico.
Oh, Jesus. Ah, che male. Ok. Ok. Andiamo di qua. Hey, it's this way. Ma fatti i cazzi tuoi. Perché non mi fa andare? Qua c'è tutto un mondo. Dai. Niente. Vabbè. Stiamo sempre a nuotare in sto gioco. Come vi giuro, non so cosa darei per poter ruotare la telecamera. Sarebbe una cosa così bella. Così bella. Ah! Ah! Ok. Beh, noi facciamo un attacco normale. Non ci interessa. Lui tira proprio la palla da Blitzball. Ok. Ancora sfere. Quindi siamo passibili di incontri casuali, ma qua c'è qualcosa e... Pesi, cioè mi devo immergere, non vedo un cazzo e lo devo aprire. Ah, ragazzi, questa è una cosa per... Cioè, io come cazzo... Come si fanno le esplorazioni sott'acqua? Che non vedo assolutamente niente. Non vedo niente, non vedo... Non vedo... Sono molto più veloci di noi. Sto provando a immergermi, ma più di così non si immerge. No, mi scoccia perché se ci sono degli scrigni... Cioè, mi avete appena detto che quello... Ma PD! Grazie 1TXC. Grazie degli 8 mesi. Ragazzi, non sono più abituato agli incontri casuali. Allora. Attacca. Che mi frega. Sì, ma infatti secondo me un sacco di gente cambia i nomi dei nick, perché anch'io vedo a volte delle persone che magari sono tanti mesi, eccetera, ma sembra la prima volta che li leggo. Ditelo che cambiate i nomi dei nick. Come diavolo esco? No, mi sto beccando... No, PD! Lo sto già giocando con un approccio sbagliato. Minchia, ho fatto in fretta, ragazzi. Aspettate.
Ah, ma è un labirinto. Oh. Diteschi parli così? Ma siete seri? State dicendo sul serio? E qual è il tasto? Qual è il tasto? Qual è il tasto? No, ma accidenti. È un oggetto. Io ho premuto F1, F2, F3, F4. Sono veramente densi a questi incontri casuali. Non si può. Sono su Steam. Ehi. Forse non da questa schermata, aspettata. Wow. Fast forward. Premi F1 per attivare. Carina. F3 per attivare. Attenzione. F3 per attivare. Come faccio a sapere se la sto aumentando o diminuendo? C'è anche la super, c'è anche per sono anche i trucchi. 2 per o 4 per? Ok, grandissimo! Viva. Molto bene. Molto bene. Così ce li gestiamo come pare a noi. Cioè, se abbiamo bisogno li attiviamo, ma almeno i casuali per adesso. Certo, non vorrei esagerare. Ma sfatti, se dobbiamo livellare, dopo livelliamo. Got a favor to ask you. You want me on your team, tra l'altro, si possono anche aumentare di frequenza. A major blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on!
Sure thing. Ooh, our team is gonna rock, eh? Okay. I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkand had in common. I wasn't too far off, either. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. Okay. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. Lui, come tutti i Goku e simili, ha già fame? So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. Mm. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say what's our goal... lui è un vincente, ovviamente, è un super, super pro. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Ok, ok, lui ha ruolatis. Sono un attimo smarrito qua. Ok. It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. They say it works pretty good. Ok. Vedi dove siamo arrivati, ma in realtà possiamo anche... Ah, ok, questa è la strada. Mi dice che non lo fa, ok. Ah no, proprio torna indietro. Posto. Fatemi riguardare quelle opzioni di prima che erano interessanti. Impostazioni di sistema, audio video tasti. Comandi speciali sono quelli. Modifica i parametri. Ma che cos'è? Ottieni tutti gli oggetti. Ma ci sono i trucchi! Allora, fast forward. Questo, come dicevate giustamente, se dovessi livellare, metto gli incontri casuali al massimo e fast forward. Cariche personaggi al massimo. Super cariche personaggi al massimo. Anche questo è un trucco. Frequenza nemici. Aumenta la frequenza delle battaglie. L'IA del gioco muovimi... I personaggi, che per certe robe si potrebbe... Sì, uno per livellare mette la frequenza al massimo, la velocità al massimo, automatico. A quel punto fai tutti gli oggetti, fai prima. Nascondi a Caudi non ci interessa. Va bene, diciamo che non ci interessa nulla. Allora, andiamo di qua. Che poi tra un po' bisognerà pensarci, allo sviluppo. E lui è collocato qui. Io ho la possibilità di spostarmi, potrei anche appicciare un aumenta difesa fisica, anche perché il percorso è tracciato. Si arriva qua, poi si va qua, e poi si va qui, poi si va... Ah, però ci sono dei bivi. Ci sono dei bivi, ok. Quindi in realtà potrei andare qui e appicciare qui. Lo faccio! Merda, lo faccio. Lo sto per fare. Lo sto per fare. È una cazzata. L'ho fatto. Non è successo niente! Ma non sta succedendo una mazza. E io ci sto provando a spostarmi.
Sorry. Mea culpa. Ok. No, per piacere. Usa l'energosfè bene, bene. Madonna, ragazzi. L'hai fatto un po' più macchinoso. Ok. Dopodiché io mi sposto qui. Posto. No. Aspetta. Livello 1. È come un tornare indietro. Ma io che cazzo ne so. In realtà sembra che questa sia la sua direzione, no? Ma ci pensiamo la prossima volta. Allora, andiamo. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, could be a shame. Dobbiamo rimettere l'incontro casuale. Who are they? Luzu and Gatta. Luzu e Gatta. Huh? Crews of what? What? You forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Per fortuna incontriamo solo persone per bene che vogliono aiutarci. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Ah, ho capito. Ok, quindi non c'è un accelera lì, cioè fai normale, fanne di più. E non fa, non c'è fanne di meno, che forse serve. Adesso proviamo a stare così. Vediamo cosa succede. Sì, quando un'area ti spacchi un po' le balle, li puoi disattivare. Forse è la cosa migliore fare così. Be safe, village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders' lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Ok. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? Ma che roba è? Of course I'd never prayed before in my life. Not that he would know that. You must have forgot or something. Here, I'll show you. Spero di non doverla veramente performare. Non farmela interagibile. Not bad. È tipo il segno della croce della loro. Now, go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Tanto saccheggiamo il villaggio, saranno felicissimi di questo. E tu? Ehi! C'è una donna molto poco vestita.
classico. E vabbè. Ah, qua c'erano Luzu e Buzu. Manuale. Ma pensa a te. Ah! Tutorialone proprio. Hey, you. You were attacked by Sin, right? Recently, was it? I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Gotta tell him who we are. Yes, sir. The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Mihen formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever 200 since. Anni dopo, quindi. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Ci sarà il classico. Ci sarà il classico eroe predestinato, tipo una roba del genere. E scommetto che è lui. No, dai. Mi rifiuto. We've been excommunicated from Yevon. Peso. We must go now. State scomunicati dal clero. But soon we may be able. We've got a plan, one that'll go down in Buono, beh, allora lo sconfiggeremo insieme. Però non mi sembrate gente da party. Gattini magici. Questo Sin. Facciamo un salvotto. Ok. Ma lui assomiglia a quello del remake del 7. Che poi era anche nel 7. Quindi in un certo senso è vero che siamo stati intossicati da Sin. Però, ovviamente, facciamo un po' gli ignorri. Andiamo qua. Allora, ok. Quindi in teoria qua si può esplorare, anche se la camera è quello che è. Fino a un certo punto. Proviamo a vedere di qua. Ma vedere che dialoghi in giro, forse i bambini potrebbero essere più interessanti. Qua si può andare, boh, no. Se non mi cambia l'inquadratura, qua ho bello finito. Ok. Qua forse. Forse può salire qui. È la scala. No. Ok. La milizia o gli Auroks? Che sarebbe la squadra che non ha mai vinto e che dobbiamo portare al campionato, alla vittoria del
E qui? It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Non c'è dubbio. Fatto. Non volevo far partire la cutscene. Ten years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Well, what's a High Summoner? I got too close to Sin's toxin. Il livello di bigottismo è intenso. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny and a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. Sono le evocazioni. They are the blessing of Yevon. So what he meant? The Guardian Force. Guardian Force. That we should respect some kind of great men or something like that, I figured. Okay. Ecco a cosa si riferiva. Gandalf. Quasi Cit. L'apprendista Torinco. È sotto legge da Dibrasca. Non corre pericoli. Speriamo. OPD. Ok. Non c'è interazione. Andiamo nell'altro laterale. I testi sacri voniti non riportano nessun metodo di disintossicazione. Solo pregare, ok. Va bene. Soltanto i guardiani possono entrare in chiostro della prova. E allora siamo a capolinea. Bisognerà far succedere qualcosa, triggerare qualcosa di simpatico. Forse andare in giro? Ma guarda sto cane! E tu? Non si fa che parlare di te. Ok. Secondo me abbiamo già triggerato roba. Adesso sicuramente becchiamo il nostro amico. Wacca. Si chiama Wacca, giusto? No? Sono in difficoltà. Ragazzi, mi sono bloccato. Non vi leggo perché sicuramente saprete che cosa devo fare, ma non lo voglio sapere. Però, se non posso andare in giro, non posso andare là. Ma qui c'è una balza. Assorbo. La base è stata attaccata una seconda volta da Sin. Ma ci sono tre scrigni, vezzo.
E io sto per fare man bassa. Due unità di pozione. Ne ho appena comprate tre. 400 go. Gran pozione. Oh, me li hai lasciati, eh? Non venire poi a lamentarti che ne avevi bisogno. Però. Sono in difficoltà. Ora il gioco mi dice di andare di là. Non vi leggo, ragazzi, non vi leggo perché non è il momento. Forse si poteva girare. No. Che strano. Ma vai a... Vi leggo. Permadeath. Dov'è il mio amico? Ma dov'è Wakka? Io sto cercando Wakka, ma dov'è? Dov'è Wakka? Io non lo leggo. Ma come nella tenda? Ma le ho osservate tutte. È apparso adesso. È apparso ora, quindi. Ok, adesso lo becchiamo. Sarà in una di queste. Salvotto. Questo veramente. Però la cosa inizia a farsi piuttosto. Sarà qui? Deve essere qui, per forza. Bravissimo, Wakka. Forse prima l'avevo skippato, allora. Prima mi sa che ho skippato la tenda di Wakka. Ecco perché non lo beccavo. Sorry, man. No time for lunch yet. Però. Take a nap. Ah, ok. Ci sta. Andiamo a dormire. Ah, possiamo dormire qua. Benissimo. Perfetto. Ehi. You could at least go see how they are doing. We can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. But it's been nearly. It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Sta vedendo il suo mondo d'origine. Stanno cercando lui, Tidus. Who cares whether he comes back or not? No, è Tidus piccolo. Sono i suoi ricordi. Si parla del padre. Rapporto conflittuale col padre. Lo odi così tanto. But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Peso. C'è un livello di profondità più interessante del previsto. Peso. Wakka? Allora, andiamo a vedere presumibilmente al tempio? Aveva chiamato quel tizio, quella sorta di sacerdote. Vediamo, eh? Eccoli qua. Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial. L'apprendista è ancora nel chiostro della prova. Well, apprentice summoner, really. Ah. Qualcosa sta andando storto? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is chiaro. If the prayer is heard, the apprentice. Chiaro, sennò ammazzate nelle gengive. So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's... Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? The precepts must be obeyed. Like I care. Like I care. Però Wakka non è venuto con noi. Maybe.
This wasn't such a good idea, perché after forse all. Stiamo per combattere da soli. Il chiostro della prova. Coronavirus segreti dovranno superare il chiostro. Al naos dell'intercessore. Usare B per avere punti. Oh, magia. Fai una cosa semplice. Ok. Facciamolo. Facciamolo. Sto sbrigando le sfere. Oh. La sfera del sigillo per Naos dell'intercessore. La distruzione degli oggetti nascosti. Voglio questi. La sfera di Bezaid. Ma noi abbiamo qualcosa. Ma possiamo... Ma cosa... Abbiamo... Ho la sfera del sigillo. No, voglio gli oggetti segreti, maledizione. Cacchio, non sto capendo, aspettate. Potevo scegliere, avevo la possibilità di prendere un'altra sfera, fatemi capire. La sfera del... Ok. Niente, questa è a nostra disposizione, pace. Inseriamola, che ti devo dire? Però oggetti segreti era una figata. Cioè... Tipicamente si fa prima quello, no? No. Ah, la telecamera fissa. Ehi. Ma no, qui c'è una sfera super bella, no? Maledizione. No. No. E come cazzo? Qua è sim... Tocco l'emblema. Aspettate, allora forse ho skippato dei punti in cui potevo toccare. Aspettate. C'erano cose che potevo toccare. Ah, forse qui? No. No. Aspettate. No. No e no. Direi no. Ok. Qui non c'è più niente da prendere. Puoi inserire una sfera. Ok. Allora andiamo a toccare i simboli. Ah, no. Aspettate un attimo. Ora la porta è aperta. Ho la sfera del sigillo. Quindi la posso mettere qua. Però qua c'è una parte che c'è una bad. Allora lì si può proseguire. Che succede se adesso tocco qua? Aiuto. Qua non si interagisce. Qua sembra una cosa molto importante. La sfera di Bezaid. È certo che la prendo. Ok. Va bene. No, aspettami. Voglio andare per piacere. Vabbè.
partite. Per ora andiamo qui, eh. E questa è la sfera della distruzione. Cioè la sfera degli oggetti nascosti, delle bazze fighissime. Quindi, abbiamo la sfera delle bazze. Che succede se la metto qua? Attenzione. Abbiamo fatto una grandissima bazza, ragazzi. Aspettate. Quella facciamo per ultima. Lo vedo? Ok. Asta veggente. Ah, giocapaito. Aspettate. Allora, questa... questa è una sfera che dobbiamo usare plurime volte. Adesso la andiamo a usare nella parte iniziale. Questa, lo spostamento urendo di quell'affare lo facciamo per ultimo. Vai. Oh cazzo. No! Non ha fatto niente. Non ha fatto niente. Come bug? Come bug? C'è stato un bug? È successo qualcosa di brutto? Sta andando bene. Abbiamo fatto delle buzz, abbiamo fatto le cose ottime. Qui non credo ci sia un'interazione. Ah, volendo anche qui, eh. Secondo me ha già fatto il suo, la sfera della distruzione. Comunque, quello che ci interessa adesso credo sia... ma ragazzi, il gameplay... come cavolo? Scusate. La inserisco un secondo. La inserisco per levarmela dalle mani, mica peraltro. Ma... come cazzo? Raga. Ok, lo mettiamo. Fermati. No. Please. Grazie. Hey. Oh cacchio. It's gotten into you. Hey, it's okay. Only summoners, apprentice summoners, and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. So what about you? Forse l'asta del veggente la potevo equipare. A guardian? È tutto molto mistico. Wow! Ah! Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The guardian's in there now. One of them's got a short fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we've come this far, abbiamo fatto 30. Might as well go all the way. Facciamo 31. Achievement, la cosa giusta. Oh, abbiamo fatto la cosa giusta, eh? What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle. Sono molto grossi. Mi sembra di stare in tipo World of Warcraft. It's just... see, I told you she gets mad easy. Quello sembra cattivissimo proprio. Is the summoner all right? Who are you? Ma lei è quella che avevamo visto la sequenza iniziale. Quindi sarà nel party. Forse. C'è un respiro. Cioè, queste grosse. È il nostro amico?
colui che volevamo salvare in realtà sta bene. Cutscene. Ah, lui è cattivissimo al corno rotto. È una donna. Ah, lei è il personaggio femminile principale del gioco. Credo. Non sta bene per niente. È arrivato prima questo inquietante personaggio. Aiaiaia, avete visto il segno? Ma a quale prezzo? Ha il colore degli occhi diversi, giusto? Sì. Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. Si sono girati. Ok. Peso. Va bene, è andato tutto molto bene. Ci sta, però sai. Ok, potevi usare una frasetta nuova, tipo ancora, insisti. Ok. Vediamo cosa c'è. Vediamo se si sono aggiunte bazzine, ragazzi. Sentite, sti giochi li conosciamo. Infiliamoci qua. Nope. C'è più nessuno, andiamo. Non c'era così. Over here. Non c'era così quadratura prima. Tu mi inquieti, sai? E non posso parlarti. No. Maledizione. Ok. What? Ow! Wait till you see this. I can't see anything. Ready. Ok. Ora farà la magia. E non c'era più il tipo, eh? Vabbè. Eh sì. Eh sì. Questo è un eone. È il suo eone. Lei tra pochissimo sarà nel nostro party. Vestiario di quella tipa. Ma guardate la gonna. Non oso immaginare cosplay di quella tipa. Sure, it was a little scary, but still I could feel a strange kind of gentleness coming from it. Leone, per grazia dell'intercessore ottenuto, Valefor. Confermiamo tutti i nomi, teniamo ovviamente quelli voluti. I remember dagli autori. That night we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night everything changed for everyone. For me. Era chiaro. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi.
Hi, guys. Hi, guys. So what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal. Sarà vincere ora. Our new goal is victory. Chiaro. To win every match, defeat every opposing team. To bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, huh? Easy, huh? No, ora hanno il Cristiano Ronaldo della situazione. Victory! 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 Però lui... Victory! Victory! C'è una connessione. Victory! 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 Quanto giappi. Quanto giappi. Allora. Vittoria. Sì. È come un sei nazioni, tipo. Attacca manetta, così lasci riposare il portiere. Ci sarà il gameplay. No. Attacca manetta, così lasci riposare il portiere, d'accordo. Ok. Speriamo che sia bello. Speriamo. Ti prego. Ehi, attenzione. You heathen! Stay away from. Come si permette? Ma scusa. You're a bad man. Ho solo derubato ogni cosa che ho incontrato nel vostro villaggio. Be careful. But it was really my fault to begin with. Cosa le è successo là dentro? E perché aveva quel segno sul volto, come qualcosa che la abita? Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Non è che poi abbiamo fatto tanto. Wasn't I not supposed to? Guess I kind of overreacted. Oh no, I was overconfident. You. I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Do you think I can become High Summoner? Lady Yuna, come play with me some more. Quel fiore è un simbolo buddista o qualcosa. È un simbolo reale quel fiore rosso. Tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Salperemo con la stessa nave. We can talk more. Huh. You can tell me all about Zanarkand. Come fai a sapere? Come fai a sapere? Forse gliel'ha detto. She's cute, yeah? Sì! Don't get no ideas. Okay. No promises there, big guy. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Qual è il limite minimo, il limite inferiore, la quantità minima di poligoni alla quale ci si può innamorare di un personaggio fittizio? Stay away from the Lo scopriremo. Madre de Dios. Ok. Vabbè, quindi si va a nanna e ciao belli. Non posso tornare a fare razzie e parlare con Wakka. Sì. È ora di andare a letto. Ok. 4 pixel. No, come ritorna da... Non potevo, non sono tornato da Yuna. Allora, vediamo i ricordi, che sono una parte interessantissima. Siamo in control? No. Sì, pesissimo. Beh, sembra molto il molo... Ok, non lo è. Where's that boat? Che cosa? Sì che lo è. Everyone will find us if it doesn't come soon. Ci scoprirà. You really sure this is okay? Would you take me to Zanarkand? Ma ok, va bene. Hey. Ma cosa? E lui? You said you'd go with me. E lui cosa sta facendo? No, oh, hey, I thought Wakka told you not to get any ideas. He did. Yeah, so you're coming with me. Hey, stop dreaming.
You with a woman? You can't even catch a ball! Oh, what's the matter? E lui da piccolo. Gonna cry again. Cry, cry. That's the only thing you're good for. È cattivo. Questo è il padre, è cattivissimo. You. I hate. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! Huh? That's the spirit. You can do it. I hate you! He's dead, okay? Dead. He does look a lot like Chapu. I was surprised, too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka. Quindi Tidus assomiglia a qualcuno, questo Chapu, eh? È morto, diceva lei. Chapu è morto. Non è Chapu. Quindi Waka era legato a Chapu. Scary. So, who's Chapu? My little brother. Chapu. Ah, sì. It looked like you. He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. I became a guardian to fight Sin. Diceva che non era, yeah? Era lì con la testa, no? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full time. I know it kind of looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really helped me out, you know? What I mean is... Thanks, Waka. Stop. You're embarrassing me. Ok, l'amico save point. C'è della profondità, ragazzi. Scherzi a parte. C'è della ciccia sotto. Guarda, ti aspetta fuori con gli altri. Che ore sono? Ok. Non c'è male. Ho guardato l'orologio e ho pensato, ma saranno già le 11. Bene, bene, bene. Peso, peso, peso. Figo, 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 figo. Bello, bello, bello. È chiaro che bisogna ovviamente tenere in conto che stiamo facendo tutti gli effetti retro gaming e quindi bisogna davvero chiudere un occhio su alcune meccaniche. Che per fortuna abbiamo quegli F2, F3, e su il fatto che, ragazzi, purtroppo questo gioco vorrebbe un remake, vorrebbe tantissimo un remake. Peccato, peccato, dovrebbero investire di più nei remake. Comunque sia, figo, 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 molto figo. E... boh, sentite, mi affaccio. Hey, sleepyhead. Something I want to give you. Guarda, ah, eccola! You're giving this to me? Aspetta, yeah. Noi avevamo già use una... it well. Aspetta che ce l'ha dato Auron, no? Allora questa sembra that's essere the sword la... you gave Chapu. Well, he never used it. Ah. Where's Yuna?
We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. Bona calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. Ok, spero che ci sia la possibilità di avere un party da 4. Perché non sarei mai in grado adesso di fare già una scelta escludendo qualcuno. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. Aiutatela, dai. Ma aiuta, ma vai, ma muacca, va la tua a pigliare quella roba, pensate. Ok, off we go. Ma pigliatele il bagaglio, puzzoni. Ma dai. Ok, gli incontri casuali li abbiamo attivati e li faremo di brutto, perché bisognerà impratichirsi adesso. Ammesso che ce ne siano tra qui la nave, forse sì. Oh no. Accidenti. Porca vacca. Quindi lei è fuori, tra l'altro la più buona. È fuori dal gruppo. È fuori dal gruppo. Ok, ah no, no, cioè, no, ho paura che non mi venga spiegato. E mi scoccia che... Vabbè, vediamo. Ora, noi in teoria dovremmo semplicemente lasciare il villaggio, però voi mi insegnate che in questi casi... Ma il signor sacrilego, a me sta bene. A me sta bene essere il sacrilego. Maledetti baciapile! La vecchia, possiamo combattere con la vecchia? No, non si può. Comprare roba? Sto facendo chiacchiere. Vogliamo arrivare a... Senti, facciamo un classico 20 proprio per l'aria che tira. Ho speso anche un bel po' in realtà. Ieri il mio cane ha raccolto una strana cosa da terra. Chissà dove se l'è portata. No. No. Pesi. Ragazzi, c'è una quest. Allora, il cane ha raccolto qualcosa da terra. Chissà dove se l'è portata. Spererei qua dietro, visto che non è che le zone esplorabili siano tante qui. E invece no, spero la facciano luminosa. C'è un oggetto in giro. Il cane ha raccolto qualcosa da terra, chissà dove se l'è portata. Dove se la potrebbe portare un cane? Forse non dentro una tenda, boh. Attenzione, invece. Yes! La P e la B, ok, ottimo. Ti riposi un po'? Magari dopo. Anche perché, cioè, ora si tratta veramente di... Insomma, non voglio proprio perdere... la nave. Stai buono, levatela. Intanto abbiamo raccolto il libro, che proprio ci va di lussissimo. Vabbè, sentite. Why not? Il party è da 3. Porca loca. Già sappiamo che non livellano se non li usi. Questa è una meccanica un po' rottura di palle. Sarebbe stato molto molto amichevole se avesse fatto il resto del party che avanza, anche se non lo usi. Così da farti un po' rilassare. Comunque non ci importa, neanche qua. Il cane? Avete sentito il cane? Ho già visto che... Ho letto non suggerite, quindi non leggo la chat. Pesissimo! Ragazzi, non me ne andrò da questo villaggio finché non avrò trovato l'oggetto del cane, ve lo dico. Attenzione. Allora, aspettate. Ma vai, zappare. Parliamo col tizio. Ok. Cane? Cosa piena di bava! Valefor ha preso la turbotecnica scudo raggiante. Raga, conviene essere esplorativi. Scusa, B, abilità. Ma
magie nere. Ma Valefor lo usa sempre necessariamente Yuna, giusto? Qua bisognerebbe... Attacco ma... Ah, questo... Dove sono le statistiche? Questo modificatore... Cioè, come faccio a sapere se l'asta veggente è meglio dell'asta normale? C'è un punto in cui me lo mostra in modo inequivocabile. Quindi, di base non ha nulla, non ha un bonus all'attacco o cose del genere, ha semplicemente... Ok, fatemi solo vedere una cosa. Wacca, ovviamente, pallone, protezione, niente. E Tidus, aspettate, diamo un'occhiata. Questo, la Fraternity è meglio della precedente. Ah, tra l'altro ce l'aveva già equipata. Eccetera, va bene. Mentre per quanto riguarda Lulu, che già mi dimentico che esiste, Moguri... Ma questo è un coso iconico, famosissimo, questo tizio. E protezione, anello, va bene, per il momento va bene così. Allora, noi possiamo sicuramente pimpare Yuna, dandole l'asta veggente, attacco magico, spot. A posto. E... che cazzo... Valefor. Cioè, lei come turbo a Valefor. Lui ha... ci sto capendo poco, comunque Tidus... Wow. Lei in realtà è forte, anche se ha pochi HP. Classica maga. Abilità, scusate. Energia. Ambliopia. Incentivo. Fire, ok. Lei ha un sacco di... Ok, com'era la bazza? What? Mi viene da girare, ma in realtà le scritte sono intese per essere verticali. Peso. Dizionario. Per lo sviluppo ci pensiamo tra un attimo. Adesso... Non... Perché in realtà abbiamo tantissime possibilità di sviluppo, credo. Abbiamo bisogno di fare degli incontri, ovviamente. Provato nel tempio. Nel caso ci fossero delle cose simpatiche, non credo, sinceramente, secondo me abbiamo esaurito e probabilmente il cane era la cosa da fare. Guida Yuna e protegge il suo cammino. Che, cioè, siamo noi, cioè, nel senso, ora noi siamo anche Yuna. Vai a zappare. Beh, veramente, questo è da prendere ammazzate nelle gengive. Questa da guerre stellari direttamente. Per riscattare il popolo. Ma fighi i costumi, in realtà. Cioè, se ci pensate, è notevole lo studio che è stato fatto. Ma non è questo il punto. Passano tutti. Speriamo che non esca fuori Sid, ma io ho una cattiva impressione, sensazione. Diventerai un guardiano? Forse. Lulu è forte e saggia. Perlomeno più di Wacca. Lo so, è nel gruppo, ma non credo poter parlare ai membri del gruppo. Forse sì. Configura aiuto. Cos'è aiuto? Termine personale. Ah, beh, il manuale. Invoca status equi. Vabbè, ho capito. Vai a zappare. Io non sto a ravanare ogni angolino, eh. Se non vedo niente, non vado, eh. Se mi devo mettere a premere il pulsante B in questo caso, in ogni angolino, ragazzi, è la fine. Ragazzi, ho qualche angolino, lo devo battezzare fuori, se no veramente si passa... Se no, ragazzi, battiamo a tappeto ogni centimetro di ogni singola mappa. Si può fare, però diventa un pochino faticoso, considerando che dovremo fare anche degli incontri casuali, non li possiamo skippare tutti. Però è bello sapere che quando vogliamo li skippiamo, questa è una cosa buona. Adesso, prima di beccare la nave, sarebbe carino riuscire a fare qualche incontro.
giusto per testare un po' il party, anche se rosico in modo indescrivibile il fatto di non avere la tipa bonazza, cioè che poi la potrei anche mettere, però sai, mi fido del suo default, forse è un errore. Allora, qua abbiamo una mappa, in realtà, se siamo capiti. Ah, quindi noi qua in realtà potremmo stare a livellare ore e ore. Tipo, io lo farei normal, se avessi i miei 16 anni lo farei. Allora, è certo, che vuoi che faccia? L'attacco. No problem. No problem, davvero. Not too shabby. You kept might make a good guardian. Sì, ma che cazzo sta succedendo? Che razza di inquadratura sono? My kind of customer. Vabbè, certo, lui è forte giustamente contro. Perché ho solo loro due? Non dovevamo essere in due. Non dovevamo essere in tre, scusate. Sdang. Perché siamo in due? Tutorial. Ok, a posto, vabbè. Non mi preoccupo, non mi sto preoccupando. Sfere sempre buone. Non mi sto preoccupando. Me ne vado sereno e tranquillo. La cosa che sto amando di questo gioco è che non è un gioco per bimbi fino adesso. È interessante, c'è una bella atmosfera, dai. Poi vedremo. Però sembra avere uno spessore... è vero, insomma, sembra avere delle cose da dire che valga la pena, insomma. Ah, scusa, me l'avevi probabilmente... probabilmente me l'avevi anche detto, Vex. Vex. You're up. Ah. Quindi è veramente Ok. Gli elementi. Fuoco, gelo, tuono, acqua. L'avevamo visto che lei li aveva. Fuoco, gelo, tuono, acqua. Ok. Spells of ice work well against fire fiends. And ice fiends are weak against fire. Questo che cos'è? Sì, ma I get fire and ice, but what about lightning and water? Lightning and water are opposed, chiaro. Just like fire, and this one here is a water fiend, which means spariamogli un fulmine. Nera, magia nera. E andare. Thunder è thunder, no? Sarai morto. Ma ragazzi, ti giuro, Saturniox, ho pensato quello che tu hai scritto. Esattamente, ho detto qua ci sarebbe una ricerca su Google. Ma facciamo finta di niente. Ok, magico sfera. Molto bene, molto molto bene. Quindi ci stanno ancora tutorializzando molto bene, visto che ne ho bisogno. Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Detto take your time. Art, you ready? D'altra parte sta abbandonando il proprio villaggio. In teoria non per sempre, ma sembra un... What's going on? Che ci sia una certa gravità intorno a questa situazione. Lo capiremo con il tempo. Scusate, sono partito per la tangente. Quindi da qui da dove siamo arrivati? Vediamo se mi parte un incontro casuale. Giusto per vedere se mi parte un incontro casuale. Lo sto facendo veramente a distanza di eoni. Sto veramente girando in tondo. Per un incontro casuale non è il momento, ok. Mea culpa. Me ne vado. Ok, di qua non mi farà andare. Almeno prima me lo impediva. Ok, va benissimo. Qui c'è il nostro amico che sta pregando, ce l'aveva detto, eh? Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Chapu. Mi dispiace per Chapu, poverino. Preghiamo anche noi. Ma ovviamente lo facciamo per una questione di empatia con i nostri amici. That should do it. In particolare con Wakka. Cioè non... Spero che questo non sia l'allineamento che vira verso Bigotto. Andiamo.
mi sono unito al patto, amico dei preti. ragazzi, ci sono dei save point in alto. È la fine, ragazzi, è la fine. Io non me ne andrò da qua finché non avrò visto tutto. Aspetta, no, no, aspetta. Ciao. Però Kilika e Bicanel sono considerate parole, proprio parole che avrebbero tipo un senso. Ok. E porca troia. È lui. Merda. Qua bisogna usare Valefor. Merda. Meno male che ho salvato. Ma perché ce l'ha con noi? Vaffanculo! Aspetta, 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 aspetta. Ma sono da solo? No, non è possibile. Qualità. Che cazzo vuoi che faccia? Merda. Piglierò delle gran mazzate. Ma mancato, però, ehi. Allora non sei così figo. Ma allora sei una mezza se... Arriverà la mazzata finale, lo sapete come va in questi casi. Ai 113. Reggiamo ancora. Reggiamo ancora un giro. Adesso mazzata e cura gran pozione. Rischio. Oh no. That's enough. Uff. Mi ha risparmiato una gran pozione, ragazzi. Ah, scuote il capo! Ci stava testando lo stronzo. What's with that guy? Kimari Ronso. Kimari. Of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardian. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. Un attimo, ha avuto un... But... He has protected me since I was a child. Vabbè, non male come guardia del corpo. Però non si fida molto di noi, eh? Abilitosfera, fascia di ferro. Qua dobbiamo guardarci. Però non è che uno possa sempre stare tutta la vita a pimparsi, eh? Ma scusate un attimo. No, no, no. Volevo vedere se per caso parlava di lui quella scritta. Qua mi mette in realtà un quadrato di mappa, ma sarà di sopra. Quindi adesso faremo tutta un'arrampicata. Ragazzi, bisogna salire, però. Ragazzi, però bisogna salire, non mi puoi far vedere gli scrigni così. No. 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 No, c'è uno spoilerazzo, non ditemelo. No. No, 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 no. Allora. Calma. Non andiamo da nessuna parte. State tranquilli. Avrei fatto anch'io questo ragionamento, state tranquilli. Allora, non vi leggo. Bisogna salire. Porca vacca. Però non mi ci fa andare. Porca vacca. Ah, non si fa. Ok. Quindi si torna. A posto. Ok. D'altra parte, era logico. Allora, era logico, perché altrimenti non mi avrebbe dato una strada dicendomi questo non è il momento. Ragazzi, lo sappiamo, lo stampino con cui li fanno, lo sappiamo. La gag è sempre quella, torneremo, faremo tutto. Ok. L'ambientazione è molto bella, poi è chiaro. Vorremmo un remake come quello che ha fatto per il 7 e poi me la sono un po' rimangiata. Questo sembra cattivo, allora... Bat cosa? È automatico? Cambio in battaglia, LB. Che è questo? Sì. Se sono i membri della squadra, bisogna scendere in campo e entra subito in azione. Ma c'è già Lulu per... Ah, così? Ma perché? Ma io volevo cambiare l'altro. Ma cosa cazzo sto facendo? Show us what your training has taught you, Yuna. Perché? Okay.
Ok, ci vuole il... Invoca, Leoni, Yuna... Figate. Ah, ok, ok, quindi... ok, ok, ok. La salvo sfera, perfetto. Va bene. È tutto guidato, è tutto tutorialato. Ok, va bene. Ma guardate la piuma, come la piuma di un'ala che ha sulla sua manica. Ah, quindi... quindi ora usiamo lui, va bene. Alata sonica, nera, abbiamo delle magie nere. Causa danni e rallenta l'azione di un nemico. Siccome il nemico è abbastanza bello, vedete che si alterna in modo preciso, perché non fare una alata sonica? Come 100, ma come 100? Mnera, cosa abbiamo? Ah, non sappiamo cosa è debole. Sarebbe un po' un tirare a caso, direi. Quindi, boh, fai attacca. Ah, quelli erano gli HP. Onda Cosmo, ma è 41. Erano gli HP. Com'è che ho gli HP... che ho gli HP... del nemico? È lui che ha queste... Ah, è Yuna, ok. Allora, vabbè, lo stiamo in realtà gestendo. È chiaro che mi sta facendo i suoi danni. Proviamo a rallentarlo ancora. Alla fine 100 danni l'elfa. Magari riusciamo a infilare due attacchi. No. Rimane sempre un'alternanza scuola-lavoro. vabbè, senti, boh. Proviamo le magie. Svolazza, sarà forse debole a idro? Me lo invento. E 253 non è male. Danni presi pochi. Proviamo un po' di magia. Thunder. Non stiamo triggerando. Proviamo le altre. Fai. Non stiamo beccando niente. Forse non ha una debolezza. Attenzione. No. Abbiamo freccia raggiante. Causa danni non elementali ai nemici. Tutte e due? Fai una freccia raggiante. Com'è l'evocazione dell'evocazione? 1000. Buono. Another one of those. No problem. Leave this one to me, huh? Uh-huh. Say good night, birdie. Perché ha solo tecniche? Vediamo. Why not? Con 118 danni allegati non è male per niente. Non l'ho visto particolarmente debole a magie. Tanto che mi viene da dire che non me ne frega niente di usare delle magie. Proviamo un attacco normale, cosa succede? What? Magia bianca, energia, cura di stato salterato in un'area, copre capito un alleato, ok. Invoca, basta, dai, cosa fa? Stiamo sempre a invocare. No, facciamo un combattimento normale. Forse me ne pentirò. Sento, se non stiamo facendo tanti danni. Per ora tu sei blind. Esatto, sei in blind, come me. Te però devi usare la magia. C'è un Blizzard, che era l'unico che non avevamo fatto prima. 203, beh, comunque... Cioè, prende tanti danni dalla magia. Questa è la cosa importante.
Mm-hmm. Beh, sta cosa però è stupida. Blind, dopo glielo rifacciamo però. Sbaglia, bravissimo. A caso, tanto non ha nessuna debolezza né resistenza particolare, mi sembra più o meno. Forse Fire ha fatto un po' di... però... attacca, invoca. Mi scoccia usarlo. Forse potrei velocizzare, eh? Potevo cambiare con Tidus, giusto, ragazzi? Sorry. Non ho ancora gli automatismi. Che cretino, ovvio. Dopo lo faccio. Devo aspettare che tocchi a lei, eh? Adesso, lei va benissimo ancora, un Blizzard. La cambio. Esatto. Lui può agire subito, sì. Bene. Va benissimo, bei danni. Onesto. Vediamo come sono i punti esperienza in questo caso. Tutti ne hanno fatti perché tutti hanno combattuto. Ok. Eh sì, li abbiamo usati tutti. Infatti questa è una cosa molto buona. No, ho sbagliato. Oh mamma. Disattivo un attimo gli incontri casuali. Bellissimo. Facciamo qualche passo in serenità. Poi li riattivo. Ma tipo LOL. Forse perché è una fase tutorialosa. Può essere. Allora, vediamo di ragionare. Sono tre nemici. Tu sei attacca. Incentivo. Per sti sfigati qua. Abbiamo visto che lui andava giù con un suo colpo. Quindi non dovremmo avere problemi. Lui vuole un... Allora, tu vuoi la palla. Ok. E tu vuoi il fulmine. Ok. Quindi andiamo semplicemente spediti perché gli incontri casuali ce li becchiamo. Spero sia per ragioni tutorialose. Vabbè. Affacciamoci ovviamente. Scusa un attimo, qua è dove ci eravamo affacciati all'inizio, ce lo ricordiamo. Non credo ci sia il saltare giù, sarebbe poi dispersivo da morire. E va così, va bene. Va bene, va bene. Mica un problema. EPD. Sorry. Mea culpa. Andiamo di qua. Ci siamo quasi? Infatti. Ok. C'è anche il gattone là. Mi fermo. Che ore sono? Posto. Non trovo il puntatore del mouse. Ragazzi, bello. E... direi che sicuramente venerdì prossimo lo riportiamo. Bene così. Poi appena possibile farò una live di letture. Una live di letture in più. Ci pensiamo comunque. In ogni caso vi annuncio sempre tutti gli extra su Telegram e su Instagram. E... però per quanto riguarda la settimana prossima, giovedì sera facciamo scritture e venerdì facciamo un po' di talk e poi giochiamo a Final Fantasy. Direi che abbiamo trovato un gioco buono per quanto riguarda i venerdì sera. Poi durerà degli anni, magari a un certo punto giocherò off stream, stiamo a vedere. Però adesso lo voglio fare in live, perché è comunque una parte molto story driven, non so se sarà sempre così. E...
Sarei dell'idea di farlo in live il più possibile. Poi se c'è un'area di quelle che devi stare a livellare, speriamo di no, però tenderei a farlo in live, poi vediamo. Comunque per adesso lo teniamo per il venerdì, che abbiamo trovato un gioco story driven, interessante, carino, in realtà è abbastanza buono per Twitch un gioco così, quindi va molto bene, direi. Ragazzuoli, grazie per aver fatto tardi insieme e ci vediamo sicuramente giovedì sera prossimo, ma sicuramente settimana prossima esce anche il video. Buonanotte, ragazzi.